Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio del podcast, a questo giro con Danilo Siracusa, che è arrivato quinto all'ICS di Bologna con Tierlamens Ishizu. Ovviamente ragazzi però, prima di iniziare, vi ricordo che se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, facciamo l'entrata. Ciao Danilo, grazie infinite per aver accettato il mio invito. Vorrei chiederti un attimo di presentarti e almeno per chi sta guardando capisce chi sei e, e nel caso si può fare anche un'idea. Allora, mi chiamo Danilo Siracusa, sono qui per l'evento di Bologna e niente, gioco a questo gioco da ormai 10 lunghissimi anni. Aspetta, quanti anni hai? Iniziai con Dragon Ruler, ne ho 24. Ok, ok, ne ho 26, <ride> a posto. Quindi sono cresciuto con questo gioco, praticamente. E però competitive io devo dire che ho iniziato a giocarlo seriamente da quando c'è il covid, due le così. Ok, sei una di quelle persone che si è riapprocciata? Sì, Do cioè. sì, sì, sì. Okay. avevo smesso di giocare per un periodo e la noia della pandemia mi ha riportato a sto gioco. È una... cioè... Fidate che è una droga, io sono più di 15 anni che gioco a Yugi. La situazione è degenerata perché, come vedi, questi sono pieni di carte. Tutti. Però non finirai ai miei livelli. Mentre fai parte anche di qualche team o hai fatto tutto da solo? Allora, sono, per la preparazione del torneo ho fatto con un Discord di amici, ma come team sono parte dei Magin Players. I miei ragazzi italiani molto bravi, devo dire. Ok. Ti hanno cannato qualsiasi altro team? Oppure sei voluto andare lì? Allora, io sono molto selettivo. Nel senso, c'erano solo due team in cui sarei entrato e ho avuto una risposta negativa perché non avevo risultati. Diciamo così, non avevo risultati abbastanza buoni. E nulla. Va bene, va bene. Tutto non, qua. Non iniziamo odio dicendo chi è, però. No, qualche mezzo Comunque, allora partiamo parlando del mazzo. Cosa hai giocato, anche se l'ho già spoilerato, e soprattutto perché proprio lui? Allora, ho giocato Wukofra Turbo. <ride> Vabbè, scherzi a parte. Allora, ho giocato Tier perché, primo motivo, è il mio mazzo preferito. Quindi nulla di strano, è il mazzo preferito di molte persone. Il giorno in cui uscì la banlist di Arise, Arteca o Space 1, io stavo giocando Dra eh, Dragonlink lo scorso formato. E dico, ma chissà, ho sto Tier qua, proviamolo. Vediamo com'è, lo davo già per mezzo morto. Comunque, però giocando un po', dico molto divertente. Il masso ha dei gravissimi problemi. Vediamo se continuando a giocare si risolvono questi problemi, no? E io mi sono dato una data, ho detto che entro novembre, se non trovavo. Una ragione solida per continuare a giocare tier avrei, avrei smesso e avrei provato un altro mazzo per il YCS Quindi la preparazione è iniziata proprio al day uno del formato. Alla fine ho trovato questa soluzione molto bizzarra che ha funzionato e quindi ho continuato a giocare tier visto che continuava a andarmi bene ai regionali OTS, e continuavo a fare risultati costanti. Ci sono stati un sacco di, di fasi, di varianti. Cioè, tutte le carte che potete avere anche solo pensato di aver messo in tier le ho provate. Cioè, proprio tutte, non ce n'è una che non ho provato. Ho provato i Beast King, che sono i livelli 4, che fanno Rulkalos, ma non a Danopoli. Ho provato i Malicius. Ho provato gli Horus. Ho provato gli... di tutto. Okay, ho riprovato okay. pure gli Sprite per farti capire. Qual è la roba più strana che hai testato in tierra? E... Visas. Ho giocato un regionale con Visas. Per fare vicious Astral Out, era una fattoniera clamorosa, però <ride> no, il Turner anche è andato bene ah, eh, oh. E nulla: in un formato così vario, Tiar aveva due problemi e un motivo, cioè aveva due, due, due problematiche e una cosa buona a suo favore. La cosa buona è che, a parità, cioè se tu guardi solo il potere crudo del mazzo, Tiar è l'engine che è più forte di tutti gli altri engine e di gran lunga, perché le, le figurine qua in questione sono uscite da una certa espansione che si chiama Power of the Elements. Se come ci ricordiamo signori di Konami non l'hanno voluta ristampare per qualche motivo Invece i problemi sono che a parte la varietà incredibile di mazzi che ci sono Ma è un formato entrap. Perché è un formato entrap? Perché tutti i mazzi che vanno primo o ti fanno una board che ti fdk O fanno abbastanza per oticapparti loro il turno dopo perché hanno sempre troppo follow up E quindi in tier come fai a ovviare questo problema? O giochi full motore anche te e provi a rompergli la board e ucciderli perché se non li uccidi hai perso Oppure giochi l'entrap e tu mi dirai come fai a giocare l'entrap in tier che hai 6 spazi del non engine e io, il genio no, non è vero però stavo giocando a Master Duel quando stavo provando mi pareva anche i Soul ho detto vabbè co cosa sono delle, delle entrap fuoco che costa un vediamo le Anle Super e ho trovato questo race case qua ho detto ah, è vero che questo coso qua è un entrap decente eppure un'auta noir che era molto buono per il, per il meta di Master Duel tra l'altro faccio qualche partita a caso sul, sullo Smurf a Silver no e poi dico, ma per il meme ci faccio un local che c'è cioè un mio amico che ce li ha, vediamo cosa succede se provo a scartarci a Ghida Kelbeck. E a quanto pare era la, era la soluzione a ogni problema che avesse il mazzo. Perché se becchi un mazzo che ti fa FTK, tu vai e giochi nel turno 0, quindi loro non ti fanno più combo perché li distruggi subito. E se vinci il dado, non c'è problema. E quindi così è stata un po' la, la storia <ride> su come ho trovato gli impulse che è un po' il... Il fuoco su cui ho costruito il mazzo attorno. Mi sembra giusto. E durante il torneo come ha performato? Nel senso, ok, sei arrivato quinto, però cosa è successo durante tutti i turni? E chi è che ti ha passato il francesismo dato il cazzo? Ok. Allora, il torneo. Ho guardato il report, ho perso, te li conto, è in fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dadi su 15 che ho fatto. I match. Vabbè, Io mi chiedo. <ride> Quindi... tu, con tutte le persone che parlo, il dado lo vanno tutti a perdere, anche io. No, no, no ma, ma infatti, vinto... anch'io al YCS dicevo: eh no, eh, ho vinto tre dadi, vinto... anch'io ho vinto tre dadi, ho detto, Ma non è possibile, se tutti perdono i dadi, chi li vince questi dadi? <ride> <ride> cioè, non è, non è matematicamente fattibile questa cosa. però vabbè a quanto pare si perdono i dadi e non li vince nessuno. E da chi, di, da chi ho preso il cazzo, durante la Swiss ho perso letteralmente solo da me stesso. Perché l'unico match che ho perso è stato da un mio misplay verso mi pare un 6 o 7 contro Johan, il ragazzo tedesco che è andato al mondiale con Labirin. Perché stavo pensando a tipo quattro cose diverse. Mi sono scordato di aver già fatto la normal summon E ho di prelere non preso Reno invece di Shalen. Provo a fare normal. Lui mi fa: L'hai già fatta? la normal, dico: Ah, sono stupido. E quindi ho perso la partita di quella roba lì. E tutto il resto delle partite andate tutte lisce, tutte facili perché penso di aver avuto il mazzo migliore della sala, però è un po' la convinzione di tutti, cioè se tu non arrivi al torneo in cui non sei convinto di avere il mazzo migliore della sala, puoi anche non andare al torneo, secondo me, cioè quello deve essere l'obiettivo di un giocatore a fare un evento del genere, devi essere convinto che tu hai il mazzo migliore della sala per tutto il testing che hai fatto. Perché Invece abbiamo... in Top Cut, <ride> scusami, no, dire... in Top Cut, sì, sì, allora, no, più che altro dipende anche dalla tipologia di giocatore che sei, nel senso, io sono andato lì un po' per me, ma ho montato AntoMeta... Lista ufficiale del gruppo dei campioni over così tanto per vedere come funziona. Poi, te che vuoi competere ad alti livelli, ovvio che devi arrivare lì. Con, uh... no, dico dal mio punto di vista che sì, volevo sì. fare un risultato. Ovvio, poi ci sono altri motivi per cui uno può voler andare un YCS, che è divertirsi. Con gli amici, quello notte scorso, ovviamente. No, invece dicevo che in Top Cat ho perso da un mazzo che non esiste e sono fermamente convinto di averci perso perché ero a Bologna, perché Bologna è la città di Despia. Chi ha giocato a Bologna lo sa. Cioè, praticamente il 7X sono i pionieri di Despia. Cioè le persone che sanno giocare veramente bene Despia le conti sull'età di una mano, secondo me. E tutta questa mano qua vive a Bologna. Praticamente Marco P, Zanna, Proto. Poi vabbè Pier non è di Bologna ma è un bolognese acquisito. E quindi è, è, mi fa un po' ridere questa cosa qua. Però è un mazzo che oggettivamente non dovrebbe esistere al momento. Non faceva neanche la lock La cosa mi dice come ho fatto a perdere un mazzo che non mi Locke? Il ragazzo ha, pes ha pescato Branded Fusion più tre bisti al due game di fila. Io non ho visto il pulsuto qua, eh, nulla, nulla da dire. È eh, varianza. Ah, no, questa era la partita dove, cioè l'ultima dove. Era lato potto che ho perso. No, vabbè. Cavolo, perdeva. Eh, il torneo è iniziato contro Despia ed è finito contro Despia. Quindi pare una eh. barzelletta. Anche la prima la si è andata a perdere, o? No, no, la prima ho vinto. Ok. No, te la volevano far pagare, secondo me. Sì, sì, anche secondo me. Quindi, considerando anche i mazzi che hai beccato, cosa ne pensi attualmente del meta? Perché bisogna ammetterlo, non è semplice la situazione. Attualmente, no. se non ricordo male, c'erano tipo il 20% di tutti i mazzi del meta che potevano essere, vabbè, tier, purely mazzo col cosino livello 1 fuoco, rescue ace e, sì. rescue ace e, e fire king. E poi tipo c'era 40, no, 50% di mazzi a caso. Quindi non so come te la sei vissuta te e come. Hai buildato un mazzo in relazione a questo? E ho parlato con Muselli di questo, di questo argomento poco prima del torneo. E abbiamo realizzato una cosa. Non c'è un mazzo che è di troppo più forte degli altri mazzi. Quindi. Abbiamo deciso di giocare il mazzo in cui ci sentivamo più confident. E lui in teoria fino a una settimana prima del turno doveva giocare un chain. Però poi ha deciso di giocare un altro mazzo. Quindi, il fatto che io abbia avuto così tante ore su TR mi ha aiutato molto. Perché sapevo per la perfezione praticamente ogni matchup. Giocando tanti regionali, tanti local, ho giocato contro tantissimi mazzi. Quindi sapevo le interazioni. E a parte contro Blackwing, che purtroppo non ci avevo mai giocato contro prima. E quindi una partita l'ho persa per quel motivo lì, eh, però il match l'ho vinto per fortuna. Però a parte questo ho trovato tutti i mazzi che bene o male... Sono nel, nel tra virgolette radar di tutti. Infatti, vi vedo qua Purrelli, eh, Tanti Unchained Inferno, Rescue Ace, Labyrinth, Vanquish Soul. Eh, sono tutti mazzi. Comunque penso che tutti abbiano giocato contro qualche volta, almeno loca. Poi, alla fine, ti va a vincere il torneo un mazzo. Che. boh, <ride> Nel senso che può giocare solo Joshua Smith. Chimera Ah, Il Chimera suo mazzo tumore. era un'ottima meta call. E cioè, io se fossi arrivato in finale non l'avrei mai battuto quel mazzo. Cioè. Proprio sono convinto. Cioè penso che a meno che lui non si disconnetteva, Irla, non avrei mai vinto quella partita. Per fortuna, non ci ha giocato contro. Però, vabbè, non mi sarebbe dispiaciuto perdere una finale. Ecco. Oh, e poi non perdi contro un giocatore, perdi contro. No, no, certo, è un giocatore più forte del, della storia, probabilmente. Quindi, quindi te, lo, te lo becchi e basta. Soprattutto perché, vabbè, anche la terza partita io l'avevo già data per perso. Perché comunque parte secondo, l'avversario fa full board. Se non c'ha qualcosa di interessante in mano potrebbe prendere il cazzo. Invece, Nibiru. Magnamut, Druisur. E ma alla fine. Comunque, eh, per quanto riguarda invece mm -hmm. il mazzo che hai giocato, cioè. Eh, se ci spieghi un attimo la lista. Perché hai giocato X rate o di carte? E se c'è qualcosa di differente rispetto all'altro. L'hai già detto. Però. Almeno per, uh, per analizzarlo un po' tutto Ho deciso di giocare in Ibiru, Che è la cosa che mi hanno chiesto più persone Perché praticamente è un entrap Che è tra virgolette una carta tier Perché te li triggera Cioè io voglio 6 se ho se gioco sempre nel turno degli altri Quindi metti che metto giù Una Avnis o un Tier cash. O comunque 2.000 te o 3.000 te gratis Da fare se attivo Nibiru cioè, Nibiru non deve far passare il mio avversario, deve essere ok in combinazione, non lo so, con la tier che ho sul terreno, con io che forse ho evocato Rulcalo Saturno Zero, e quindi si reborna, o con Kaleiduard che quindi mi fa fondere di nuovo per quello, poi tutto, tutto il resto delle carte, bene o male, sono abbastanza chiamate, cioè il main deck è molto dritto, cioè, ci sono tutte carte tier, ho giocato tutte le spell in trap tranne Crime e Griff, ah, tra l'altro, da altre copie degli impulsi ho già parlato ho giocato tre reino art gli shizu nulla di strano ecco ho giocato forse un po' di che la gente non, uh, non si aspetta Tre foolish burial goods ma perché semplicemente ogni volta che vedi per le reino è, è tipo la carta più forte del mazzo quindi cioè a me viene difficile non giocarne 6 okay. poi foolish burial goods è molto meglio di terraforming perché può anche diventare metanoise può diventare heartbeat, può diventare scream può diventare suliak e quindi è molto più flessibile Terraforming che prende solo metanoise. Quindi se vedi Foolish Goods e per le reino non hai due copie per le reino, ma hai per le reino e Scream, che è molto meglio di vedere due per le reino ovviamente. Ok, mentre la Side, cioè nel senso perché hai giocato tante monocopie, Droplet, TTT, uh, no, uh, Ah, Droplet era un 3-per. E la 3x. Side è la cosa che ho cambiato di più in assoluto perché Tier è difficilissimo da montare perché come giochi il main e l'extra. Cambia anche la side, come che giochi una carta di main, cambia una carta di extra, e perché puoi giocare letteralmente 30 carte diverse di extra e di tiar, quindi in base a come monti il mazzo devi giocare di conseguenza. E ho dovuto giocare dweller per forza di side, è una cosa che è finita lì il venerdì alle 6, perché dovevo giocare per forza barone e non avevo spazio, Cioè tutte le altre carte erano più rilevanti i dweller a G1, e mi dici, vabbè, non giocare barone. E l'altra opzione era, non... quindi, se non giocavo Barone per giocare Dueller, non potevo più giocare Destrudo e dovevo giocare Shadow Bestia. Però, Destrudo è molto più forte quando vai secondo, ti fa giocare attorno a roba Mirror match. Cioè, che se tu fai Barone, non puoi perdere né Nibiru né Super Poli su Dueller. Ok, quindi nel pratico, col Seno del Poi ti è servito di più Barone? O. Te sarebbe servito di più dueller? No, no, sono contentissimo della scelta. Cioè, era molto azzeccata. Cioè, Dueller l'ho voluto fare sempre dopo G1. E quindi ce l'avevo quando lo volevo. E non penso che nessun'altra carta di side a 1x avesse avuto un impatto migliore del duello. I Ferrier sono obbligatori con la Mono Talent Perché tu quando vai primo devi togliere le 4 carte Rescue Ace. Perché quando vai primo non fanno nulla. E quindi Ferrir è una carta di engine e un flexpot. Quindi è straforte. E talent è la carta che va bene contro tutto. Cioè, poteva essere. Anche, non lo so, un crime, però magari volevo sì dare talent, comunque andando secondo contro alcuni mazzi ce l'avevo lì, aveva più funzionalità. Ok, ok, no, perché sto vedendo la lista che mi hai mandato e sono tipo 12 carte, quindi decide, dico. Quindi ci stanno altre due droplet e qual è l'ultima? Sì, sono tre droplet. E eh, i fantasme ci sono? Sì, sono due. E eh, le suore? Eh, sì, sempre due suore. Uno scattershot, un polverino, tre fantasmei. Ah, tre fantasmei, no? Perché ce ne sono strammei. Okay. Eh, fantasmei è forte contro letteralmente tre quarti del meta: contro Unchained, contro Rescue Ace, contro Infernobile, che il massimo mi spaventava di più prima del torneo. È buono anche contro Contro Nicanco, perché se ti fanno una sit Golem Lock, ti fa pescare dentro le Doroplet. In teoria è più probabile che le vedi. Ok, ma cioè, durante... ed è anche un Dark che è rilevante. Ah, è vero poi. Ma durante la partita quali sono le staple che cioè, hai trovato di più all'interno del torneo? Cioè che si giocano attualmente uh, Ash in permanence e poi per il resto Molte persone dicevano che era pieno di troll ma io i troll non ne ho visti C'erano dei Nibiru Però a parte Ash in permanence non ho visto nulla di strano non, non Nessuno giocava talent ecco Nessuno dei miei avversari giocava talent O se giocava talent erano molto poche Molto poche coppie ho anche trust non ho visto troppe. No, trust zero. Infatti è stato molto molto strano. Cioè di solito ultimamente c'era questa tendenza di giocare tutti i trust di, almeno di side per cercare magari la carta di engine, soprattutto in Ancena che è molto forte perché è uno pseudo extender. Però no, non, non mi sono preso talent, non mi sono preso droll, mi sono preso degli shifter. Però il trend era che c'erano tanti bestia ovunque, quello sì. Cioè... Era un trend di quel weekend in particolare. Infatti eh. i giocatori, soprattutto i tedeschi con Labyrinth, giocavano, mi pare, sette pisti al di side. E quindi c'avevano tre Magnamut. Uh, no, sì, che cavolo sto dicendo? Erano eh, tre Druis, eh. tre Baldrick e Magnamut. Soprattutto in Labyrinth è forte Baldrick perché ti tributi le stoviglie che entrano tu turno 0 Tipo stavi Torbi o Kukla o Arias, so ogni tanto rientrava. E facevi Arias so e special Arianna, Arianna aggiungo e cioè il Body Dark a tributare di, di Druis. Scusami, non di Druis, di Baldrick. Ok, sì. Ma il livello dei giocatori com'era? Cioè... Molto alto, molto alto ma perché A parte i primi tre round forse Anzi no, perché al secondo round ho preso quello che è arrivato secondo ad Dortmund con Vanquish Però do dopo round 5 persone scarse non ce n'erano Cioè tutti sapevamo quello che facevano Conoscevano alla perfezione il matchup Giocavano al migliore delle loro possibilità, ecco Ok, ma il problema era stato più dagli italiani o dagli stranieri? Il problema era di che tipo, scusami Cioè nel senso, er ti sei ritrovato con i giocatori più forti quando hai giocato con gli stranieri o con gli italiani? Ehm, I tedeschi sono molto forti. Sono molto forti anche perché non sai contro chi ti siedi davanti. Invece, contro gli italiani, bene o male, vedi un tappetino, vedi una maglietta, vedi una faccia, sai bene o male cosa giocano e il livello che ti puoi aspettare da quella persona. Infatti, cos'era? Round 3 ho giocato contro un ragazzo italiano che giocava a Vanquish Soul. E mi ha fatto 2 era blind a G1. Quindi il ragazzo sapeva che io stessi giocando tier perché lo gioco in se formato. Per fortuna non, non mi ha non mi fatto perdere questa cosa. Ecco, mi ha fatto un po' ridere che sia successo era un 3. Adesso voglio metterti in difficoltà. Mettiamola così: giochi Vabbè. tier, ovviamente. Quindi, sì. se dovesse uscire una Banned, che tanto probabilmente uscirà 8. Questa settimana, o penso direttamente a gennaio, ma prima dell'espansione prossima, se dovessero toccare tier cosa toccherebbero? Vabbè, gli Shizuki Milano penso che sia la richiesta della community più, più popolare, ecco, al momento la, la perché tua... ti senti come quando sentivano Kelbe e Kagito: Ah no, ha visto la monocopia, adesso rischio di perderci. Poi La gente ancora non ha realizzato che non sono monocopie, sono tutte e due due per. E dici, ha visto la monocopia? Non è una monocopia, è una due per. Però vabbè, e comunque sì, penso che non, ci, non sopravviveranno i miei amici. Di Attributo terra, ecco. Vabbè, tanto anche da eh, Konami non ci ha mai puntato su questi. L'hanno fatto da mama e tipo, ne hanno fatti uscire un milione. C'è cioè, un amico che quando uscirono gli servivano per giocarli. Ha visto che era, stavano leggermente salendo, quindi ha preso tipo tutti i tre per in tedesco, pagati 20 euro l'uno settimana dopo stavano a 2,50 euro. Non so se è una cosa... Ah, io sono uno di quelli che li ha comprati a 100 euro tutti quanti, lascia stare. Porca troia, fa male. Sì, no, 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 no sì, abbastanza, però eh. non ci possiamo lamentare, dai. E dopo che succede... Abbiamo avuto il massimo migliore della storia. Ma guarda il lato positivo, almeno questo ti ha obbligato a continuare a giocare Tier. perché ormai i soldi ce li hai buttati anche molti più del sì, dovuto. avuto. Sì. Mentre per quanto riguarda il torneo, torniamo sempre lì, una delle problematiche maggiori, soprattutto all'ICS, è che mi sento di, di mettere in luce è la difficoltà della lingua in quanto i judge ovviamente non sono tutti, tutti italiani e i giocatori neanche perché c'era un 45% che erano tedeschi francesi ho visto che ci c'erano dei greci spagnoli americani quindi nel pratico conoscere l'inglese è anche qua molto me, importante abbastanza sì. fondamentale. tu come te la sei cavata e risulta difficile giocare con queste persone perché comunque puoi trovare anche un avversario che uno non conosce l'inglese, due ha le carte in tedesco quindi un attimo può destabilizzare anche le giocate se non si conosce bene il mazzo ma in teoria da, da policy tu puoi consultare neuron in qualsiasi momento per la traduzione di ogni carta quindi sì è un pochino dispendioso dal punto di vista del tempo però c'è cioè una persona no, cioè non sto contando le persone carte però una persona che ha un minimo di preparazione per un evento Vede una carta, dovrebbe sapere quello che fa Senza doverla leggere Se è nei primi 5 mazzi più popolari okay, Cioè sì. per esempio se ti evocano Razen a un YCS, vedo difficile Che tu debba chiedere cosa fa Razen ecco. Quello sì, no più che altro ehm, Quando ti becchi un attimo Il player un po' più casual Che eh, ovviamente avete no, 50 minuti Per fare, 45. 45, fare le partite e ogni carta ti vuole sapere l'effetto, e comunque finisci? Che potresti veramente andare a perdere perché stai lì sempre a consultare neuro. Eh, quello è un po' una skill, nel senso che tu ti devi rendere conto com'è il game state, e ti devi rendere conto se tu questa partita rischi di vincerla o perderla al time, di conseguenza. A il dover leggere tante carte ovviamente io mi discosto completamente dalle persone che fanno finta di non conoscere le carte per leggere e perdere tempo. Io è una cosa che non farei mai. Non ho letto una carta durante il torneo, metto le mani avanti perché per fortuna le conoscevo tranne quelle Blackwing. Ma è finita prima il tempo. La partita, ecco se tu stai per perdere una partita e vedi che magari tu giochi un mazzo, non lo so, Dark World, che è un mazzo un po', o, o i Resonator che non sono popolari. Per un mazzo che un cargo potrebbe giocare. Vedi, il tuo avversario continua a leggere le carte e vedi il timer e vedi che potrebbe diventare un problema. Tu prendi se non pensi di vincere quella partita, tiri su. Per risparmiare tempo e non rischiare di perdere al time. Quindi ci devi un po' giocare attorno a questa cosa. Cioè, se tu hai un mazzo che il tuo avversario ha bisogno di leggere, okay. Okay, e non sei in una buona posizione nel game, realizzi questa cosa e penso sia una scelta saggia. Concedere solo per risparmiare tempo e non rischiare di farsi, non so, perdere al time. Ah perché mh, penalizza di più perdere il tempo? Eh sì Ah ok no, Cioè okay. nel senso devi stare attento perché mh, non so come spiegarlo Cioè tu puoi scuppare in ogni momento che vuoi dalla partita Quindi se tu pensi che questa partita non possa andare a, a buon fine E stai solo perdendo tempo Se per la tua strategia è meglio avere tempo sul clock Dovresti tirare su okay. prima il previsto Ok ho capito No più che altro perché a volte mi è stato raccontato all'ICS Che c'è gente mancava un minuto e, e stava lì un minuto a sai dare Tanto per perdere tempo, quindi sono cose che. Eh, lì bisogna chiamare il judge e poi sarà compito loro decidere <ride> cosa è più corretto fare nella situazione. Diciamo che i judge non sono... a volte ti dicono, Eh, vabbè, stava dando, ma vabbè, eh, sono altri, altri discorsi. Esatto. Senza prendersela con nessuno, perché sennò qua ci Io per fortuna qualcosa. non ho avuto nessun problema né di tempo, né di ruling, né con judge, né, né con avversari. Tutte persone state tranquille, tutte molto chiare. Non ci sono state miscommunication di nessun tipo, nessuna attivazione o provare a fare delle giocate illegali. Cioè, ha avuto un torneo molto liscio, tutti i miei avversari molto bravi e sportivi. Eh. No, no, una cosa molto positiva perché su 2600 persone non è scontato che vada tutto il giorno. No, infatti, no. ho sentito di storie di persone che invece... Tutto post. Oltre allo standard, attualmente tu giochi anche retro format o no? Uh, ne giocavo perché penso che dei retro format ti diano una mano a imparare dei certi aspetti del gioco che oggigiorno è molto difficile imparare, tipo l'aspetto del gestirsi le risorse è una cosa che viene dal, dall'Edison, quei formati lì, e li ho giocati per migliorare questa cosa qua. Però personalmente a gusto non mi piacciono. Cioè, trovo il gioco è un, completamente diverso da adesso. Hanno dell'utilità, però personalmente, se posso non giocarli, non li gioco. Cioè, perché cosa ci trovi di più nello standard? È un gioco più difficile e quindi se un gioco è più difficile premi al giocatore più bravo e quindi io voglio vincere perché sono più bravo nei miei avversari e non perché ho pescato la carta migliore nel momento giusto però nel pratico anche qua nel senso il tuo mazzo esempio adesso il, for il formato non è proprio questo però ci sono stati formati dove c'era un mazzo predominante veramente tanto predominante che castiglia guardando poco tempo fa sì quindi questo discorso sì la bravura premia il giocatore, però anche lo stesso mazzo lo premia. Ah, quello sì, cioè sicuramente tu devi prendere un mazzo che ti dà possibilità di competere con tutti gli altri mazzi, poi da lì subentra il fattore del devo essere più bravo del mio avversario. Certo, non tutti sono Herman Nelson che giocano una pila di carte mai sentite prima e fanno top 32 a casa. al WXYZ. Vabbè, o oh, eh. dopo Lì, tanto è l'effetto sorpresa. È come al nazionale italiano che era appena uscito Vanquish, che comunque è arrivato in finale. Michelangelo, sì, molto bravo, molto un, un ottimo player. Che poi, diciamo che è capitato pure con, con l'ICS da ad adesso perché comunque Fire King era uscito non so se il giorno stesso o il giorno prima. Quindi, diciamo, era la prima volta che il mazzo compariva a un evento grosso che e comunque ha performato bene, considerando che vabbè c'aveva anche il reparto di Ablestar. Da poter giocare e più avanti usciranno anche altre robe molto carine. Prima penso che maggior parte della community fosse già a conoscenza di tutte le carte Farking per il successo che c'è in OCG di questo mazzo e molte persone sono appunto interessate a giocarlo, magari non, non adesso, ma almeno una lettura rapida se l'hai data più o meno tutti. Se hai visto uno o due replay su YouTube per dire il classico replay alla Lithium come si dice, hai un'idea di quello che fa il mazzo poi. Certo, non conosci tutte le restrizioni, le condizioni, quando si una cosa, quando si un'altra. È ok, però se hai un'idea di quello che fa il mazzo è molto più gestibile la cosa. Quindi non, non penso che Farking abbia fatto bene perché la gente non conosceva il mazzo, quanto più perché il mazzo è effettivamente un buon mazzo. No, no, quello è ovvio. Ma più che altro perché è anche un mazzo potenziato da uno structure che era uscito dieci anni fa. Quindi anche l'idea del... Ok, le carte partono quando vengono spaccate, ce l'avevano tutti, poi ovvio. Sì, so sì. che le carte sono tutte completamente diverse, è un altro discorso. No, no, sì. no, Quello sì, però il principio base è quello, nel senso il mostro spaccato parte l'effetto. Sì. Allora, andiamo adesso all'ultima domanda. Vorrei parlare in generale del competitivo, quindi qua puoi parlare quanto vuoi, tranquillo. Una persona come me che eh, segue il gioco ma non è mai riuscita a entrare proprio in questo mondo competitivo e a fare result. Come può avvicinarsi e riuscire a performare bene partendo da zero? Allora, la cosa più importante è il gruppo di persone con la quale ti circondi, secondo me. Migliore la qualità delle persone della quale ti circondi, migliore sarà la tua crescita personale a livello del gioco, secondo me. Perché Yu-Gi-Oh, come adesso riprendo una frase di un mio amico, non è un gioco, cioè è un gioco da singoli ma che si gioca in gruppo. Cioè non è proprio un vero e proprio single player perché... Come si vedono, tutti i tedeschi giocano sempre Labyrinth, e lo giocano tutti carta a carta. Gli americani hanno giocato Mannadium, l'hanno giocato carta a carta. E l'armageddon ha giocato il, il loro mazzo. Cos'era? Eh, Centurion con i bestial. E l'hanno giocato tutti carta a carta. Quindi va al di là del giocatore singolo, e quanto più il gruppo delle persone con cui ti circondi. Bisogna giocare molto, bisogna fare tanti eventi più che altro per abituarsi un po' al ritmo, perché comunque. 9 turni il deyuna è molto sfiancante, cioè bisogna essere comunque preparati, ben riposati e mangiare rimanere idratati ci cioè sono tutti fattori esterni al gioco che hanno un impatto sul tuo torneo non bisogna essere spaventati conosco tante persone local che dicono no no io regionale non ci vado perché sono un casual mi distruggono perdo cosa ci vado a fare invece quello secondo me è il primo errore cioè non bisogna mai essere spaventati di giocare un cioè, non per forza un qualsiasi, ma magari un regionale che è un'ora di macchina da casa tua se è la domenica libera e ti vuoi migliorare dovresti giocare più tornei possibili e finché prima o poi trovi, trovi il metodo che per te funziona. Eh. Tanto è come fosse uno sport, devi riuscire a allenarti il più possibile. Che poi, nel senso, um, ne ho parlato anche con muselli e con anche parenti, cioè a me mi hanno detto che l'Armageddon è proprio strutturato come, ok, tu testi un mazzo, tu te vedi, ne testi un altro, proviamo a vedere le combo e poi uniscono tutto quello che hanno imparato insieme. Per capire quali sono i mazzi da poter giocare, cioè, nel pratico eh, è questo quando dicevi che è una roba di comunità. Sì, però, non, non per forza, ecco, bisogna giocare un mazzo meta. Cioè, uno può, essere, può diventare un giocatore fortissimo con un mazzo rogue e comunque avere risultati. Cioè, mi viene in mente drag, cioè Dragonlink. Se mi dici che domani c'è un YCS e lo vince Dragon Link, non mi stupisce perché, sì, non è il mazzo più forte del, del meta, però è comunque una persona che lo gioca un YCS. Vuol dire che è una persona che ha molta esperienza col mazzo, e quindi anche quello può avere un impatto. Cioè puoi comunque scegliere di giocare solo un mazzo e giocarlo per tanto tempo e diventare molto forte con quel mazzo, non necessariamente seguire il trend degli altri. Ci sono diverse cose che funzionano secondo me. Anche Flander, tipo un mazzo da 35 euro probabilmente, e a parte le Ah, Flander è molto difficile tra l'altro, Però... è un mazzo che non è da tutti. Comunque la combo non è sempre la stessa. No, no, no. Cioè Flander se sbagli, fai un errore rischi di perdere il match per l'errore. Ah, ok, quello è Vabbè, che ha, che ha un difetto di fabbrica che è che un game su 3 come Virtual World perdi di base perché giochi un mazzo inconsistente, è un altro discorso. Però, se non ricordo oh. male, avevano fatto top a Dortmund con Flandre. Eh, sì, mi sembra di sì. Adesso non ti so dire con esattezza. Però, ecco, molti giocatori buoni di Flander hanno abbandonato il mazzo, ne sono rimasti pochi. E giustamente, se ci sono 4 giocatori forti di Flanders su 2500, nello stesso che ce ne sono 50. La percentuale sì, sì. di persone che ci toppano è molto di basso. Per esempio, Emre, che è il campione mondiale di Master Duel, che ha sempre giocato Flanders da quando è uscito, abbiamo parlato un attimo e mi ha detto: Guarda, per questo torneo io Flanders l'ho abbandonato perché non ci sta più dietro. Anche Diego Gonzelli stesso non ha più giocato Flanders. Quindi è arrivato proprio al punto che non ce la faceva più quel mazzo lì e hanno provato a giocare altre cose. Comunque, congratulazioni, Diego, che ha toppato anche con un altro mazzo. Quanto è arrivato? Che non me lo ricordo. Eh, mi pare abbia perso in top 64. In Vabbè. Comunque... E sempre con Centurion uh, coi pisti, a mio parere. Poi anche quello dovrà, cioè, questo meta praticamente è un meta di mazzi fuoco. Quindi uh, adesso deve uscire il supporto che supporterà tutti: la, la magia che, che sercia. Sì, eh, quella, quella carta lì, il Lusenecae nuovo, è una carta che mi ricorda tanto i soldi che evoca Armageddon e fa qualsiasi combo del gioco, più o meno. Vabbè, tanto. L'unica cosa è che la Konami non riesce a fare. Tipo, mettere mazzi separati a questo giro è, è l'anno del fuoco. L'anno prossimo far faranno la stessa cosa con altro attributo. Ah, più che altro, roba molto importante. Te sei arrivato quinto o sesto, non mi ricordo. E. La, la bellissima price card te l'hanno data o no era per i primi tre cioè, dovevo vincere quella e poi vincere cioè, anche se perdevo la top 4 vincere la finalina terzo quarto posto per la price card volevo proporre un'offerta per le carte perché ho parlato con la ragazza che ha vinto il dragon duel già ci siamo accordati per i dark lord e quindi volevo provare a prendere pure questa <ride> Purtroppo non ce l'ho. Ce per la prossima. Bene, sì. Voglio dire un'ultima cosa che è molto rilevante della mia preparazione. Sì. Eh, innanzitutto voglio ringraziare tantissimo Alessandro Campari che è il mio amico con cui ho testato tutto il formato. TIAR in particolare ma ha seguito su ogni cosa che abbia fatto. All'inizio del formato ci siamo guardati e abbiamo detto Ale, cioè tutte le sere che stiamo 2-3 ore in call per parlare di una carta e ogni volta il mazzo alla fine torna sempre quello. Perché tutte le cose sono mezzo giuste e mezzo sbagliate cioè non, non c'è una risposta esatta e lui mi guarda e fa vabbè eh, c'è una sola soluzione per risolvere il mazzo dobbiamo giocare letteralmente 10.000 partite una volta abbiamo giocato 10.000 partite avremo la risposta e in questi 2-3 mesi abbiamo fatto effettivamente 10.000 partite Ma quanto tempo di a niente, questa cosa e noi giochiamo molto al local cioè facciamo 2-3 ah. local a settimana poi ci troviamo dopo ogni local con quello che abbiamo provato, magari io provo una cosa un po' diversa dalla sua, ci ritrovavamo, trovavamo, trovavamo le idee, questo andava bene contro questo, quello andava bene contro quello, c'è cioè un passo alla volta, piano piano abbiamo provato tutto e abbiamo effettivamente fatto le famose 10.000 partite di cui ti parlavo prima. Ma guarda, voi siete fortunati, da noi non esiste aprire la sera, è impossibile fare un local dopo cena, perché ovviamente il vuole stare chiuso. Massimo sabato pomeriggio. Il problema è che ovviamente sabato pomeriggio, almeno nella mia situazione, non è, non è possibile. No, sì, noi siamo fortunati che abbiamo il local il mercoledì sera, il sabato pomeriggio e poi abbiamo diversi local comunque non troppo lontani. Tipo mezz'ora di macchina, se vogliamo andare il giovedì c'è Crema. Il venerdì c'è il Multiverse di, di Milano. Il martedì c'è il Joker di. Ci sono tante. Se in base alla, al tempo libero che sia, si riesce a giocare. Eh no, noi perché abbiamo una fumetteria e basta. Quindi la situazione è un po' quella che è. No, noi siamo fortunati, siamo in mezzo a tanti local, bene o male, a poca distanza. Oh, Danilo, grazie mille per, per questa chiacchierata. Mi ha fatto molto piacere. Sono molto contento del risultato che ho ottenuto. Soprattutto perché, cioè, sarebbe stato brutto che non ci fosse un italiano, almeno nella top 8. Dai, l'abbiamo fatta a Bologna. Forse non c'era un italianetto foto perché sono un mezzo italiano, vabbè. Non me lo me accontento. Dai. No, no, volevo, dire, volevo correggerlo in stream, ma ho detto, vabbè, dai, ormai è troppo tardi no, quando no. mi hanno fatto l'intervista del coverage. Facciamo così, sei l'unica L'unica persona in top 8 che parla, no? Sì, in top 8 che parla italiano. Mettiamola così. Okay, meglio. Meglio, grazie di tutto. È stato un piacere. Guarda, se vai a fare qualche altro torneo fuori, eh, ovviamente, tanto li seguo. Spero farei bene. E nel caso, poi, tanto non so se c'hai già la qualifica avendo. l'avevo già prima del YCS. Come faceva averci avercela prima? Non è questo il primo? No, Dortmund è il primo di questa stagione. No, no, mi sono qualificato con gli OTS regionali. Ah, oh, a posto, allora. Uh, Poi pa parleremo di nuovo all'europeo. No, post-europeo. Speriamo. Speriamo bene. Guarda. ragazzi, grazie mille anche a voi per aver seguito questo video. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.